Allora, questo video di Marci Games inizia con me, che vi chiedo un mi piace, perché sarà un video spettacolare. Deve arrivare in tendenza questo video. Ma scusate, perché voi avete il trattore? Perché l'ho scelto. Anch'io ho scelto il trattore. Ma siete delle persone orribili. Ma non si sceglie mai l'auto. Devo a me è piaciuto. Raga, la mia... Il trattore. Boh, cioè, vabbè. Io dico, siamo troppo intelligenti. Non parlare con... No, non dire noi. Non sono... No. Cosa, emozionante, ragazzi. Questa gara, devo dire, proprio è il face to face più bello che ci conosce. Ma in questo video deve succedere qualcosa di particolare? Sì, deve succedere qualcosa di super particolare. Che cosa deve succedere di super particolare? Sentiamo. Oggi cercheremo una ragazza per Loco. Allora, vi spiego come funzionerà. Potete fare le vostre candidature nei commenti. Solo nei commenti, ma non creiamo proprio un format. No, no, sì, poi facciamo. Lo facciamo su Marci Vlogs, quello. Anche sulla anche live io lo farei, però. Sì, anche live, assolutamente. Tutto facciamo. Io non vedo, non ho la visuale, Nico. Se per favore. Guarda, mi dispiace molto. Io sono in mezzo a due trattori. Nico, ti prego, Nico, per favore. Sì, ma col trattore non vale, cioè, siete veramente degli infami, cioè, siete. Comunque, Nico è il karma contro sti giorni, che è totale. Guarda, non parliamo di karma, per favore. Che cosa succede? Dimmi, Nico. No, è triste. 2021, guarda, è iniziato male. 2022, caro. Vabbè. No, è dietro il checkpoint. Dai! Vabbè, volevo investire. Perché hai scelto sta mappa? Bellissima! Ma è tutta a piedi? Ma ci possiamo prendere a pugni, no, vero? Ma se ti fermi io proviamo. No, no, tranquillo. Non c'è l'aiuto giocatore. Qua non c'è l'aiuto giocatore in coda. Ma queste qui sono le ragazze che vanno dietro a Loco. Queste sì, sono le ragazze. Loco, com'è la tua ragazza? Cominciamo a dire. Allora, esatto. Loco, dici come vorresti che fosse la tua ragazza. Sì, esatto. Devi comunque dare una preferenza. Cioè, nel senso, tutte le ragazze con i capelli rossi mi scrivono. Mi sa che io Loco non vuole guardo che. Guardo l'aspetto. Perfetto. E vabbè, però, cioè, qualcosa ti piacerà, Loco. Nel senso, non è che uno ce la fa più. Non ce la fa più. Il mio sta morendo. Non è che, però, uno per darti una lasagna, Loco, tu gli dici, cioè, a me non, io non guardo le lasagne in generale. Ma come è fatta? Perché io e Nico non possiamo più correre? Oh, sei ripreso. Si è ripreso di colpo mio. Ma perché batti così veloce? Non si stanca il suo? No, si è stancato. Ok, ora si è ripreso. Andiamo. Adesso batti in feste. È quello che sto cercando di fare. Allora. L'ultima è Loco, buddy. Va bene, dai. E allora con Loco se lo facciamo prenderlo. Ok, sono partita mille, raga. Dicevo. Allora, Loco, dacci le tue preferenze, età, quartiere, città. Allora, io avrei una preferenza. 17 e 15. Ma se tu ne hai 12, Loco? Ho 17 io. Ma comunque 15 mi sembra un po' too much. 15 non è un po' piccola. Esatto, cioè, Loco, a me sembra. No, io, allora, signori, mi dissocio da quello che sta dicendo. Noi ci dissociamo Loco, perché Buddy, investilo. Sto provando. Mamma mia, se ci sta. Guarda che sta passando. Marci, è tutto tuo. Marci è qua, che sta girando. È disperso, Marci. L'ho preso. Via lì, è chiuso. È morto? Sta parlando della tua parte. Dico della tua. Vabbè. Bene, posso raddrizzare? Scusate, ma io ero primo. Non vorrei dire. Cioè, non so cosa voglio dire. Vabbè. Sì. Smontate tutti. Okay. Vedi, Loco, questo è il karma che ti ha punito. Però Marci potrebbe togliersi. Ok, grazie. Allora, quindi noi partiamo dal presupposto che Loco vuole una persona. Marci, siamo attaccati assieme. Sì, Loco vuole una ragazza di 15 anni / 17. Però, Loco, 15 mi sembra un po' troppo poco. Cioè, nel senso. Ha due anni in meno di me. Cioè, e, cioè, problema. Va bene che la mia ragazza ha due anni in meno di me. Però mi sembra allora, un po' troppo poco. È un'altra cosa. È un po' troppo poco. Allora, l'amore non si quando guarda in faccia. Quando siete però piccoli, due anni sono tanti. Esatto. Vabbè, allora, dicevamo, Loco, al di fuori dell'età, che abbiamo capito che non è una cosa importante al momento. Esatto. Quindi va bene così. Esatto. Cosa dovrebbe avere una donna ideale per te in questo capelli momento? Capelli rossi, occhi verdi, occhi gialli, le labbra cannose, blu. Le luci! Se non puoi non avere una Scusami. Non puoi non avere una preferenza. Scusami, ma vabbè. Non puoi non avere una preferenza, Loco, perché sennò io vado alla fiera, prendo un asinello e te lo porto e ti dico che quella è la tua nuova ragazza. Cioè, non ho capito io. Deve essere un essere umano. Io mi dissocio. Sicuramente, ma per me un asino è un essere umano, Loco. Infatti.
Ragazzi, stiamo entrando in dei discorsi molto deep, quindi direi che ci fermiamo. Quindi ritorniamo, qua, eh. Allora, ritorniamo. Loco, cosa deve fare? Che sport gli deve piacere? Che passioni deve avere? Ma non so, io vedo passioni un po' per i videogiochi. No, per secondo me la ragazza di Loco deve giocare a polo. Sì. No, a ce cricket. La vedi? No, a no, cricket, a polo. Un botto. A polo, io ce la vedo una ragazza che gioca a polo. Marco, devi dirmi polo. A cricket. Me l'hai detto, non ti ho visto. A cricket. Comunque secondo me dovrebbe giocare a cricket la ragazza cricket di Loco. Di sera che non sto giocando a cricket. Io ho i ragazzi sotto casa che mi giocano a cricket ogni tanto. No, infatti mi arriva la palla. A scuola avevo un amico indiano che ci giocava ed era troppo bello. Sì, ma guarda che è una hit cricket. Comunque ho dovuto la mazza da cricket per spaccarla in testa a Loco. Allora, io vorrei avere una risposta. Nico mi sta passando sopra con un carro. Nico, tipo, resta qua fermo, aspettiamo gli altri. Resta qua. Perché attimo. Non esplodi? Muori, dai. Resta qua un attimo, aspettiamo gli altri che arrivino. Di conseguenza, no? Possiamo tornare al discorso, ragazzi, scrivete sotto i commenti se siete disponibili a conoscere, non a fidanzare, a conoscere. Sì e no, perché prima ci deve essere l'esterna, la come insegna uomini e donne, no, dopo la conoscenza c'è l'esterna. No, ragazzi, facciamo il format, raga, allora, se questo video raggiunge 5, no, lo facciamo lo stesso, chi se ne frega dei mi piace, facciamo un format, lo troverete su Marci Vlogs, che faremo tipo primo appuntamento. E vi presenterete con Loco, ragazzi. Però noi avremo... Ci sarà una cosa particolare. Io ti direi di aggiungere a questo punto un auricolare nell'orecchio di Loco. E noi gli diamo i consigli. Marci, puoi fermare un attimo. Nico, ce lo basta. Ti ho visto, mi era già successo, tranquillo. Capito? Cioè, quella che secondo me ci starebbe avere un auricolare nell'orecchio di Loco. E tipo, noi gli diamo i consigli. Sì, non ti fidi dei miei consigli. No! Andiamo, ciao, ragazzi! Dai, lasciami stare. No, la mucca mumuie ha fatto il mu. E Marci mi ha tirato giù. Ma è caduto Buddy? Cos'è che vuoi, scusa? È caduto Buddy? Io sono proprio caduto, già, proprio così. È caduto? Come... No, non ho capito. Ok, ora mi sono salvato però. Nessuno mi aspetta. Ma no. Chi ti vuole? La ragazza di Buddy. Sicuramente tutte le ragazze nei commenti. Dobbiamo fare i provini di primo appuntamento. No, e soprattutto ci vuole una carta firmata dai genitori, se siete minorenni, che prestate la vostra faccia alle immagini, perché sennò ci bloccano. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Quindi farete una dichiarazione per partecipare a... Comunque, ragazzi, Loco l'anno prossimo fa 18 anni, quindi se avete 18 anni è comunque libero Loco. Esatto. Va bene lo stesso anche una 18enne. Non fare il pezzo... Pezzente. Il pezzo ente, il cane puffo ente, che manda tra la gente, e non è intelligente, il cane puffo ente, ma tu non hai mai sentito il cane puffo ente? No. Mio Dio, non hai avuto un'infanzia. Cosa si è perso, Marci? Mamma mia. Io ho 25 anni, 26. Vabbè, anch'io ce ne ho 24, fai conto che ne devo fare 25. Tu guardi le robe per i bambini, perché mi sa che violenza, Loco. Il cane è puffo ente. Ma no, girava su Facebook, girava. Tu non sei un boomer, non so. Mi sono bloccato. Pensa a te, ma quindi facciamo poi facciamo un video reaction delle candidature anche. Ma dovete mettere nella candidatura, non solo io mi candido. Prima scrivo nei commenti, poi fate le candidature. No, caro, c'è una... il commento è la candidatura. Poi creeremo una mail apposta che si chiamerà escicolloco@gmail.com. Ok. A me sembra che questo video sta sfociando. Degenerando qualcosa, no, vero? fidati di me. È molto degenerato. Chiameremo questa mail escicolloco.com e lì dovremo avere una mail dove ci sono le parole. E no, sì, no, ci sono proprio nome, cognome, età... Gli sport che piacciono, che cosa è disposto a fare per Loco? Forse no. Sono più italiano. Vabbè, che ne so io, cioè... Se fa qualche sport, se gli piace la musica, se ha delle passioni... No. Cosa deve scrivere nel format? Vabbè, ho capito, facciamo un form Google, va? Facciamo, ci penso io, facciamo un form Google, va? Buddy si crea tipo 50 account e Loco ne sceglie una. Ok, perfetto, dai, Perché, Nico, tu pensi che non ci sia nessuno che vuole stare con me? Già. Ma è diverso, è che è complicato. Cioè, non dici neanche cosa ricerchi. Infatti, cioè, sei proprio una persona difficile. Cioè, tu sei il tipico che se la sera ti portano fuori... Amore, cosa vuoi mangiare? Non lo so, per me è uguale. Mamma mia, gli ignavi. Hanno il giro dell'inferno tutto per loro. Tipo la mia ragazza, ciao Serena, ciao.
Ciao Sere, non la taglio questa. No, la no, lascia pure. Lo sa benissimo, sì. Poi mandagli pure il minutaggio. Ma, sì, io a volte dico pure per me è uguale. Ma perché per me è veramente uguale? Cioè, sì, anche per me è uguale. Non dico per me è uguale. Ma è una cosa per cui dovete estinguervi dalla faccia della terra. Datevi fuoco. Perché non può essere uguale. Ma perché la cosa perché quando poi... dicono è uguale, poi si lamentano esatto, perché non è andata bene. No, quello esatto. Mai. Esatto. No, non facciamo così. Io faccio scegliere a chi. Non piace tutto il cibo. Io voglio del ramen adesso. Sinceramente, anch'io ti giuro, bud, andiamo a mangiarlo, per favore. Sì, fammi finire il COVID. È vero che il COVID... Mi sono dimenticato, raga, che il COVID che ha preso Buddy e sta durando tanto. Poi dopo portate anche a me a mangiare i ramen insieme. Assolutamente non ti vogliamo. Guarda... Non hai la terza dose. Però guarda che comunque Loco fa le visual, Cioè, portare Loco a mangiare il ramen... Ma sei tu che fai, poi vieni a trovarmi. Allora, è vero, ti devo venire a trovare per fare il video del telefono nuovo, sì. Dico pa... Ma questo pezzo l'ho fatto passare tranquillamente. Ma Nico ha vinto, raga. Oh, è vero, ciao. Io ero primo e stranamente sono quarto. Ma quando eri primo? 40 minuti fa, tipo. Ma zitto, stai zitto. Ma no, era sotto. Primo. Ma non dite bagianate. No. Ma c'hai un cavo amato. Oh, porca miseria. Hai un cavo. È andata bene, guarda. Non è... Io speravo che fosse caduto, raga. No, gli è andata bene che ero trasparente. Ha provato. Perché cos'è che avevi, la rampa? Il camion. Ma non fa niente. Lo come no? Il camion non... rampa? Ah, la rampa? Il trivellone, come chiama Nico? No, guarda. No. Guarda, che adesso se voli. È un misto, è un 50-50. Adesso arrivo io con la macchina che farà. Che butta giù marci. Penso che. Io. Ha una rampa incorporata. Che la rampa è una rampa. Potete finire, vi prego, per favore, cioè non... Marci, ti prego, finisci. Puoi finire? No, Buddy, adesso arriviamo due col Phantom contro Marci. No, Marci, ti prego, finisci. Cioè, devi finire. Loco non può... mi dispiace. Puoi finire, ti prego. No, è che... No, non piace. Cioè, sei girato. Non... No, raga, è che Buddy doveva pubblicare i video 5 minuti fa, qua il problema. Ma non è vero, escono alle 18 i miei video. Ah, è vero. Ma come alle 18? Sì che escono alle 18. Ma da quando? Da quando ho cambiato coso. È stato un consiglio dall'altro. Loco, ti devi levare! Loco, ti prego, fagli finire la gara. Ti giuro, sei piazzato in c'è... No, veramente. Loco, fagli finire la gara, ti prego, per favore. Muovermi. Loco, ammazzati. Rispona! Non funziona! Ma non è vero, Loco! Mamma mia, oh! Addio, avresti potuto vincere, vai.